Ciao, io sono Luca, sono un istruttore federale di surf e skateboard e da qualche anno insieme al mio socio Darwin abbiamo tirato su una scuola di surf federale che si chiama Imperial Surf. Siamo nati nel 2019, abbiamo lavorato per diversi anni a Diano Marina, dove avevamo la prima sede della scuola, e dall'anno scorso invece ci siamo trasferiti qua a Imperia, alla spiaggia La Marina, presso la spiaggia Surf Beach della Marina, appunto. E il surf è una disciplina che dal 2020 è diventato sport olimpico, una disciplina che in Italia sta sempre più prendendo piede, e ci siamo accorti appunto che anche qui in Italia si può fare surf, ed è una disciplina che non si limita a essere solo uno sport, ma diventa una vera e propria filosofia di vita. E infatti questo sport ti cattura così tanto che a un certo punto non ne puoi fare a meno. I nostri tesserati fanno parte sia di Imperia, ma vengono anche da molto lontano, per l'appunto come Torino e Milano. E ogni qualvolta che ci sono onde, noi 2 o 3 giorni prima, guardando le carte meteo, mandiamo un avviso di chiamata onde a tutti i nostri tesserati e tramite i social, e organizziamo lezioni di primo e secondo livello di surf. Da quest'anno siamo diventati anche... Io sono diventato istruttore federale di skateboard, e quindi le attività si sono ampliate oltre al surf, e abbiamo iniziato anche a fare corsi di skateboard, e il prossimo anno saranno strutturati con un vero e proprio programma di apprendimento. E anche lo skate sta avendo sempre più successo e ha sempre più richiesta. E quest'anno abbiamo partecipato a un progetto della Coli chiamato Scuola Attiva, in cui abbiamo lavorato nella scuola media Sauro di Imperia, dove in 2 settimane abbiamo fatto lezione a 450 bambini che vanno dalla prima alla terza media, e facendo conoscere queste attività come il surf e lo skate, che non sono, diciamo, le discipline sportive classiche della cultura italiana, ma devo dire che il successo sta aumentando sempre di più e la richiesta anche. E quindi siamo pronti a portare avanti questo progetto e ad accogliere più gente possibile.